Maps è un'applicazione gratuita di Google che ci permette di personalizzare le nostre mappe, creare dei tour virtuali e creare delle mappe tematiche su più livelli. Per accedere a My Maps sarà sufficiente avere un qualsiasi account di Google. Digitiamo My Maps nella barra di ricerca e questo sarà il primo risultato che ci comparirà: My Maps, informazioni Google. Ci clicchiamo per essere reindirizzati alla home page e clicchiamo quindi su Inizia. Per creare la nostra mappa, cliccheremo qua in alto a sinistra su Crea una nuova mappa. Questa sarà la nostra pagina di lavoro. Come prima cosa andiamo a digitare in alto nella barra di ricerca la zona su cui ci vogliamo focalizzare, che in questo caso sarà l'Italia. Bene, vediamo adesso come creare il primo livello per la nostra mappa. Come vedete, qua a sinistra è presente un livello senza titolo. Ci clicco sopra. E inserisco il nome del mio livello. Il primo livello sarà, per esempio, sulle città più importanti d'Italia. Quindi salvo e vado adesso a inserire le mie informazioni, quindi personalizzare la mia mappa. Gli strumenti che My Maps mi mette a disposizione sono questi qua in alto sotto la barra di ricerca. Posso nello specifico aggiungere un indicatore, tracciare una linea, aggiungere indicazioni. E misurare aree e distanze. Non solo, una volta che ho creato i miei punti di interesse, posso anche aggiungere ulteriori file multimediali, immagini e video direttamente da Google e da YouTube. Andiamo però adesso a creare il nostro primo indicatore. Quindi vado su Aggiungi indicatore e seleziono Milano. Ci clicco sopra e inserisco quindi le mie informazioni. Posso inserire oltre al titolo, ovviamente anche una descrizione. Nella descrizione posso inserire tutte le informazioni che ritengo utili, quindi salvo. Una volta che ho salvato, posso personalizzare il mio punto di interesse, per esempio cambiando lo stile. Se clicco su questo secchiello, ho la possibilità di cambiare il colore e di cambiare l'icona. Allora, se clicco su altre icone e qua in alto a destra, su filtro, digito città, ecco che mi fa comparire un'icona più adatta che io seleziono per poi aggiungere cliccando qua su OK. Non solo, posso ulteriormente modificare le informazioni precedentemente inserite e posso aggiungere immagini e video. Cliccando sull'icona della fotocamera, posso aggiungere immagini e video direttamente da Google e da YouTube. Per esempio, posso fare una ricerca per immagini su Milano e inserire l'immagine di interesse. La seleziono e la aggiungo. Ma posso aggiungere tutte le immagini e video che voglio, mi basterà infatti cliccare su questo segno più in basso a destra. Immaginiamo per esempio di voler aggiungere anche un video informativo. Abbiamo la ricerca, selezioniamo e aggiungiamo il video che abbiamo scelto. Bene, una volta che abbiamo inserito le informazioni su Milano, quindi salviamo. E aggiungiamo un'altra città. Vado quindi su Aggiungi indicatore e mi posiziono questa volta su Firenze. Quindi inserisco anche questa volta le mie informazioni. Anche in questo caso posso aggiungere eventualmente una descrizione. Quindi salvo. Vado a personalizzare l'icona. Inserisco anche in questo caso l'icona della città, posso anche cambiare il colore, posso anche qui modificare ulteriormente le informazioni e aggiungere ovviamente video e immagini anche per Firenze. Quindi avvio la ricerca, seleziono, aggiungo e poi mi devo ricordare di salvare le informazioni aggiunte. Possiamo ancora inserire per esempio delle indicazioni stradali su cliccando qua su Aggiungi indicazioni stradali e decidere quindi che punto voglio raggiungere da Firenze. In questo caso selezionerò Milano. Bene, vi viene quindi mostrato il percorso consigliato in macchina, ma se vado a cliccare qua sul titolo del percorso ho la possibilità anche di selezionare eventualmente un percorso suggerito per ciclisti e anche un percorso addirittura per pedoni. Se invece vado a cliccare qua sui tre puntini a destra, ho la possibilità anche di vedere le indicazioni stradali per
più dettagliate. Possiamo anche andare a vedere qual è la distanza tra Milano e Firenze. La possiamo calcolare cliccando qua in alto, scegliendo come strumento misura aree e distanze. Quindi mi posiziono nel punto da cui voglio iniziare a calcolare la mia distanza, traccio la linea, di linea d'aria in questo caso, e la distanza sarà di 252 km tra Milano e Firenze. Abbiamo quindi anche aggiunto un ulteriore livello, che è quello relativo alle indicazioni stradali. Proviamo però adesso ad aggiungere un livello, per esempio, relativo alle zone climatiche in Italia. Allora, per aggiungere il nuovo livello, io andrò a cliccare qua in alto a sinistra su Aggiungi livello. Anche in questo caso comparirà un livello senza titolo a cui dovrò dare un nome. Inserisco quindi le nuove informazioni. Il nuovo livello si chiamerà Le zone climatiche. Salvo quindi il titolo e vado adesso ad aggiungere gli indicatori. In questo caso però non voglio aggiungere un semplice indicatore, ma voglio tracciare una linea per disegnare una zona climatica. Quindi andrò a cliccare qua su Traccia una linea. Ho la possibilità eventualmente di aggiungere anche un percorso per auto, un percorso per bici e un percorso per pedoni. In questo caso noi clicchiamo su Aggiungi linea o forma. Ci posizioniamo quindi nel punto da cui vogliamo iniziare a tracciare la nostra linea per disegnare la zona climatica. Clicco sul tasto sinistro del mouse e trascino. Ogni volta che voglio cambiare direzione, clicco di nuovo sul tasto sinistro del mouse e poi di nuovo trascino. Disegniamo quindi la nostra zona. Una volta che abbiamo terminato di disegnarla, andiamo a inserire anche in questo caso le nostre informazioni. Quindi zona alpina. Posso inserire anche qui una descrizione, in questo caso mi limiterò a inserire informazioni relative al clima, inverni lunghi e freddi ed estati brevi e fresche, ma posso inserire tutte le informazioni che ritengo utili, quindi salvo e anche in questo caso posso personalizzare, quindi posso per esempio cambiare lo stile, vado a scegliere un colore freddo trattandosi di una zona fredda, posso modificare l'opacità. E posso mettere in evidenza il bordo, quindi per evidenziare questa zona climatica. Posso ulteriormente modificare le informazioni precedentemente inserite e anche in questo caso posso ovviamente aggiungere immagini e video, sempre cliccando sull'icona della fotocamera. Andiamo per esempio a fare una ricerca su Google dedicata alle Alpi e scegliamo l'immagine di nostro interesse, selezioniamo e aggiungiamo. Cliccando sul segno più possiamo aggiungere ulteriori immagini o video direttamente da YouTube. Selezioniamo e aggiungiamo. Bene, una volta inserite le nostre informazioni, salviamo. Possiamo ulteriormente personalizzare questa zona climatica, per esempio aggiungendo un indicatore su un punto di interesse che potrebbe essere il Monte Bianco. Allora vado a selezionare qua Aggiungi indicatore, mi posiziono dove dovrebbe essere il Monte Bianco, anche in questo caso vado quindi a inserire le informazioni, posso volendo inserire anche una descrizione del Monte Bianco con informazioni più dettagliate, in questo caso semplicemente salvo e anche qui posso cambiare l'icona. Se vado a cliccare su Stile, vado qua su Altre icone. Nella barra di ricerca posso digitare montagna e mi comparirà l'icona più adatta, l'icona della montagna. Quindi la seleziono e la aggiungo cliccando su OK. Abbiamo creato la zona climatica alpina. Ovviamente posso inserire tutte le zone climatiche che voglio con lo stesso procedimento, quindi andando a disegnare la zona, tracciando una linea e poi aggiungendo le nostre informazioni. Se voglio focalizzarmi sul livello sul quale sto lavorando, posso togliere la spunta dai livelli precedentemente creati e vedrò quindi solo quello relativo alle zone climatiche. Ma andiamo adesso a vedere un'anteprima di quanto abbiamo creato. Clicchiamo quindi qua in alto a sinistra su Anteprima.
Anche in questo caso possiamo selezionare il livello sul quale ci vogliamo focalizzare e andare anche a selezionare i punti di interesse dove compariranno anche le informazioni che abbiamo aggiunto. In questo caso, per esempio, una foto e un video per la zona alpina. Torniamo quindi indietro. Per condividere ci basterà cliccare su Condividi, possiamo condividerla su Facebook, su Twitter, via email o incorporarla in un sito, ma non solo. L'opzione più interessante, infatti, è quella di poterla condividere in modalità collaborativa. Per fare questo ci basterà cliccare qua su Modifica, quindi tornare in modalità di editor, cliccare nuovamente qua su Condividi, dare un titolo alla nostra mappa. Possiamo anche in questo caso aggiungere una descrizione, quindi andiamo a cliccare su OK. Possiamo decidere se rendere pubblico o meno il nostro profilo e se rendere pubblico il link. Dopodiché, se clicchiamo su Condividi su Drive, possiamo scegliere delle persone con cui poter collaborare, semplicemente inserendo il loro indirizzo email e poi selezionando l'opzione Editor. Ci comparirà una volta che selezioniamo una mail un menu a tendina che ci permetterà di scegliere se vogliamo aggiungere quella persona come semplice visualizzatore o come editor della mappa. Opzione questa molto interessante se vogliamo far lavorare i nostri ragazzi in modalità collaborativa. Bene, abbiamo visto quelle che sono le principali funzionalità di Google My Maps. Un'applicazione abbastanza semplice da utilizzare che può essere utilizzata facilmente anche dal proprio telefonino. In questo caso abbiamo visto come creare una mappa su più livelli, creando due livelli abbastanza semplici, ma possiamo trattare qualsiasi argomento. Quindi è uno strumento sicuramente utilissimo per geografia, ma che può avere una valenza anche interdisciplinare.